Il 3% dei comaschi è entrato in contatto con il Covid-19, è quanto emerge dai primi risultati dell'indagine di sieroprevalenza condotta da Istat e Ministero della Salute con il supporto della Croce Rossa Italiana, necessaria a comprendere quanto il virus sia circolato in questi mesi. A livello nazionale sono quasi 1,5 milioni i cittadini contagiati, 6 volte in più di quelli ai quali l'infezione è stata diagnosticata attraverso il tampone. Le differenze territoriali sullo sviluppo degli anticorpi al SARS-CoV-2 nella popolazione sono molto accentuate e la Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia, raggiunge il 7,5% di sieroprevalenza, 7 volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione, in particolare quelle del sud. La variabilità si registra anche a livello intraregionale. Bergamo, ad esempio, segna un 24% di cittadini contagiati, mentre Cremona ha un tasso del 19% e Lecco e Como del 3%. I lombardi rappresentano il 51% dei positivi agli anticorpi in Italia. Alla Lombardia, per tasso di sieroprevalenza, seguono la Val d'Aosta, Bolzano, Trento, la Liguria e il Piemonte. Ultime in classifica Sardegna e Sicilia con un tasso dello 0,3%. Significativo il dato sugli asintomatici che rappresentano oltre il 27% dei contagiati. Intanto acquista rilevanza nazionale il caso delle 363 cartelle cliniche di pazienti deceduti nei mesi della pandemia, sequestrate dai NAS di Milano in 17 RSA e in un ospedale della provincia di Como. La notizia, emersa nei giorni scorsi, è stata rilanciata oggi dalle testate online dei principali quotidiani italiani. L'indagine è stata avviata dalla Procura di Como a seguito di 26 esposti da parte di familiari delle vittime e del personale sanitario. L'ipotesi di reato a carico di ignoti è quella di omicidio ed epidemia colposi.